Il 2023 ha segnato i 100 anni della ferrovia Bigezzina. Ma quali sono i programmi per il futuro? Allora, i programmi sono molto ricchi, nel senso che per 100 anni abbiamo fatto un grande lavoro, un grande servizio, e adesso, dopo 100 anni, per noi è un punto di inizio e dare una continuità a quello che abbiamo fatto nello scorso secolo. Abbiamo una serie di programmi, una serie di investimenti in corso. Abbiamo pattato 60 milioni di progetti per il rinnovo di materiale rotabile, sistemi di sicurezza. Quindi diciamo che è un periodo molto ricco e molto intenso dal punto di vista della crescita aziendale, sia in termini di competenze interne, ma anche in termini di numeri e di investimenti, appunto. E poi comunque prolungheremo i festeggiamenti del centenario anche per tutto il 2024, sempre con iniziative che coinvolgono tutto il territorio attraversato dalla ferrovia, perché la festa della ferrovia è un po' la festa di tutto il territorio. E quindi avanti così, 23 è stato un grande successo e quindi continueremo in questa direzione. È anche uno sbocco occupazionale. Quante persone occupa la vostra impresa? Allora, la nostra impresa occupa intorno alle 70 persone, stiamo comunque assumendo molto negli ultimi anni, anche per un cambio di quadro normativo che impone comunque delle assunzioni a un numero di personale maggiore per ottemperare a tutte quelle che sono le prescrizioni e quanto richiesto dal quadro normativo, soprattutto dal punto di vista della sicurezza. Quindi un'azienda importante che con i 100 anni di storia alle spalle continua a lavorare per fare un servizio per il territorio. E guardate molto anche allo sviluppo turistico delle aree che toccano appunto la vostra ferrovia, come il caso oggi qui a Trontano, in cui è stato inaugurato questo murales che proprio rappresenta anche la ferrovia Vigezzina. Assolutamente sì. Noi abbiamo una fortuna, attraversiamo un territorio bellissimo e insieme al territorio cerchiamo di promuovere, di fare da vetrina appunto a tutto il territorio attraversato dalla ferrovia. Siamo parte integrante di questo territorio e quindi cerchiamo sempre in collaborazione con i comuni e con gli enti di appunto fare da vetrina, vendere e di combinare anche creando dei prodotti e delle esperienze che riescano a far apprezzare comodamente a bordo dei nostri treni i bellissimi paesaggi che circondano la nostra linea. Quindi la vostra azienda è formata da quanti treni? Allora, al momento ci sono 13 treni e c'è un progetto in corso per il rinnovo di una parte del materiale rotabile. In alcuni casi è un po' vecchierello, diciamo. Noi abbiamo 100 anni, ma alcuni dei nostri treni ne hanno 60, 63, 64, quindi è il momento di rinnovarsi e stiamo appunto investendo in questa direzione.